Allora, io ringrazio la Presidente di Segni e l'intera delegazione che l'accompagna, che la affianca in un lavoro che seguiamo tutti con molto interesse, un lavoro di impegno civile oltre che religioso. E ringrazio la senatrice a vita Liliana Segre che ha accolto questo nostro invito. È veramente uno speciale ringraziamento da parte mia e da parte dell'intero collegio dei giudici che oggi è presente quasi al completo, perché ci dedica il suo tempo prezioso e perché ci ispira costantemente con le sue parole. La Corte Costituzionale accoglie con interesse qui nel Palazzo della Consulta la presentazione di un progetto che ho guardato con grande attenzione e che vi porterà in giro per l'Italia per presentare delle iniziative di grande rilievo ed è un progetto che sentiremo illustrato oggi dai presenti. Mi spingo a dire che c'è un parallelismo fra il vostro progetto, provo a sottolineare questo parallelismo, ne parleremo, e la ripresa del viaggio nelle scuole dei giudici costituzionali, che fra breve riprenderà, ma già ci sono delle presenze sporadiche di giudici nelle scuole, peraltro non abbiamo mai cessato, compatibilmente con gli impegni, di continuare questa presenza nelle scuole in anni passati, perché i giudici parlano ai più giovani di temi legati soprattutto al principio di eguaglianza, al principio di solidarietà e al contrasto a ogni discriminazione. E più volte io stessa, nei viaggi che ho fatto nelle scuole, mi sono soffermata su di una sentenza risalente della Corte Costituzionale, in cui si parlava di discriminazione razziale e le parole della Corte, secondo me, ogni tanto vanno ascoltate nella loro pienezza, se posso usare questa parola. E la Corte dice: la discriminazione razziale si distingue per generalità e sistematicità dell'attività persecutoria svolta contro comunità di minoranze. La legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza che colpisce con la persecuzione dei diritti sulla quale si innesterà poi la persecuzione della vita. Trovo di grande ispirazione le parole di questa sentenza della Corte Costituzionale e certamente questo è solo un breve passaggio di un ragionamento che riguarda un caso speciale, ma non è il caso di ricordarlo. E quindi è chiaro che anche sulla scorta di questa emozione devo dire che questo nostro costante impegno come giudici costituzionali, anche noi abbiamo avvertito una vertigine, senatrice Segre, quando lei ha pronunciato il suo discorso al Senato per l'avvio di questa 19ª legislatura. E lei ci dice, anche nel libro che ha pubblicato, che non si deve perdere un minuto per attuare la Costituzione. Anche qui credo che la Corte debba ascoltare questo messaggio, che peraltro fa parte della nostra vita, del nostro impegno quotidiano, e apprendere, anche apprendere da voi oggi, c'è sempre questo atteggiamento di ascolto e di apprendimento da parte della Corte Costituzionale, perché ci sono diritti da conoscere, da far conoscere e diritti da tutelare. Quindi credo che ci sia una forte sintonia con l'impegno di quanti, come la comunità ebraica, mostra questa perseverante, continua, importante impegno, attività, e quindi è un'attività nella società civile verso cui la Corte sempre mostra attenzione, perché credo che davvero si debba diffondere una cultura costituzionale e forse con questa espressione si dice qualcosa di più della cultura della legalità. Tra l'altro lei, senatrice Segre, nella occasione recente del conferimento di una laurea honoris causa, ha detto che ricordava i cieli stellati che guardava dalla drammatica situazione della sua prigionia e le ho detto che li guardava quei cieli per aggrapparsi alla speranza. Questo è
non soltanto un messaggio, un viatico per le nuove generazioni, che si affianca nel nostro impegno alla consapevolezza che vorremmo i giovani avessero di essere cittadini a pieno titolo, quindi titolari di diritti. E adesso davvero lascio la parola a lei perché possa ispirarci ancora una volta, e la ringrazio per veramente questo grande onore che ci ha fatto con la sua presenza, e ringrazio intanto tutti i partecipanti a questo incontro. A lei la parola, senatrice. Grazie infinite. Io mi sono preparata a questo momento e leggo quello che ho preparato. Stimata Presidente della Corte Costituzionale, Ivana Sciarra, calano i miei disegni, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Signore e signori giudici della Corte Costituzionale, è per me un onore partecipare a questo incontro, sia pure da remoto. Mi sarebbe piaciuto essere con voi, ma alla mia età devo risparmiare le forze. L'occasione è la presentazione del ciclo di conferenze promosso dall'UCEI in occasione del 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della nostra Costituzione. Costituzione nata dalla Resistenza e dalla lotta contro il nazifascismo. Trovo particolarmente importante e significativo che una parte piccola, ma qualificata e dinamica della società italiana, come quella rappresentata dalle comunità ebraiche, abbia deciso di cimentarsi con aspetti centrali della nostra Carta Costituzionale in un ciclo di conferenze in diverse parti del Paese. Lo considero un atto di attenzione e di patriottismo costituzionale, nel senso di riconoscere proprio nella Costituzione la fonte del nostro armonioso convivere come cittadini e corpi sociali. Diversi tra uguali, recita il titolo del ciclo di conferenze, chiaro e condivisibile. Viene a me chiesto di ragionare con i miei prestigiosi interlocutori, in particolare intorno all'articolo 3 della Costituzione, quello che appunto stabilisce tanto l'eguaglianza formale di tutti, quanto la necessità che essa sia anche sostanziale, riguardando la vita concreta di persone e soggetti sociali. Io naturalmente non sono né una giurista né una costituzionalista, sono però una parlamentare della Repubblica e una cittadina che si sente particolarmente interrogata e anche, devo dire, affascinata dal dispositivo dell'articolo 3. Prima però mi sia consentita una premessa di carattere generale. Confesso che non mi capacito quando talvolta sento parlare della Costituzione del 1948 come di un problema. Semmai è il contrario. È una soluzione, nel senso che le sue previsioni normative e valoriali, in particolare quelle della sua prima parte, ci hanno fornito tutti gli strumenti per affrontare i problemi che la vita individuale e di relazione via via ci presenta davanti. E di risolverli ovviamente secondo democrazia, secondo giustizia, secondo eguaglianza. Già l'articolo 2 della Costituzione è fondamentale.
perché tanto tutela i diritti del singolo e delle formazioni sociali, quanto vincola ognuno e tutti ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Si capisce l'importanza del collegamento. Come singoli e comunità, intanto, abbiamo diritti di essere riconosciuti nella nostra semplicità, specificità e libertà, in quanto siamo tenuti reciprocamente al riconoscimento, al confronto, alla solidarietà. Come ebbe a dire un grande del diritto e della civiltà italiana come il professor Paolo Grossi, già presidente della Corte Costituzionale, e che mi piace qui ricordare a pochi mesi dalla scomparsa. Le persone sono naturalmente raggruppate in tanti organismi che sono elementi essenziali e perciò ineliminabili dal corpo sociale. La comunità familiare, quella religiosa, quella professionale, esistono nel corpo sociale e lo articolano. Eccola dunque la base valoriale della convivenza civile fra singoli e comunità. Diritto, riconoscimento, convivenza, solidarietà. Perfetto poi il combinato con l'articolo 3, che al primo comma stabilisce la parità formale delle cittadine e dei cittadini. Nel secondo comma però entra, per così dire, nel merito. La Repubblica nel suo insieme, lo Stato, le istituzioni, hanno il compito, quindi il dovere deontologico, di intervenire nella vita sociale ed economica. Ed intervenire precisamente per inverare l'eguaglianza formale sancita al comma 1, fare della forma sostanza. Questo è il punto che nella prosa, sempre essenziale ed esemplare del testo costituzionale, suona così: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza di cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ecco, questo per me è soluzione al problema. Al problema sempre attuale della realizzazione del diritto, dell'effettiva tutela della libertà, dell'autentica responsabilizzazione dei cittadini, anche con riferimento all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Mi viene spesso da pensare che non potremmo avere Costituzione migliore, che non ringrazieremo mai abbastanza Matres e Patres costituenti, cioè tutti coloro che in tempi ancora difficili e drammatici, dopo la fine di 20 anni di dittatura e di fronte alle macerie materiali e morali che il fascismo aveva lasciato, trovarono l'intelligenza, l'energia, la lungimiranza di concepire la Carta, che da 75 anni garantisce la nostra libertà e il nostro progresso materiale e morale. Grazie a tutti coloro che mi hanno ascoltato. Sono qua, vi ascolto io adesso. Grazie a lei, senatrice, grazie. Come anticipato, anche questa volta ci ispira e ispirerà senz'altro l'intervento della Presidente Di Segni, a cui do ora la parola. Buongiorno a tutti, illustre Presidente Sciarra, Presidenti
presenti, carissima Liliana, senatrice Segre. È un immenso onore poter condividere in questa prestigiosissima sede il progetto che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha desiderato avviare in occasione del 75° anniversario della Costituzione Repubblicana. L'idea di fondo, come vedremo anche nelle relazioni che seguiranno, è quella di offrire un contributo ebraico ad alcune declinazioni dell'articolo 3, uguaglianza, in diversi ambiti. Quindi, diversamente da altre situazioni in cui ci si vede intervenire rivendicando una corretta applicazione dell'articolo nei nostri confronti, qui invece vogliamo noi essere quelli che offrono un supporto e una riflessione a come è opportuno e giusto applicare l'articolo 3, viste le sfide che vive il Paese. Quindi attingendo al sapere, al pensiero ebraico, un sapere maturato nei millenni a sostegno di quello maturato nei decenni. E, quindi non è solo la Costituzione per gli ebrei, se posso sintetizzare, gli ebrei per la Costituzione, ecco, giusto per darci uno slogan di sintesi di qual è il concept di questo progetto. E ci tengo a sottolineare che nasce all'interno di una delle nostre commissioni di lavoro che abbiamo all'Unione, precisamente Commissione Cultura. E lì abbiamo voluto collocare questo lavoro, quindi non antisemitismo, razzismo, commissioni religiose, ma proprio cultura, proprio per riprendere anche quel concetto di cultura e di quanto cultura ebraica e cultura del paese. E anche noi lo viviamo come cultura costituzionale, sentendoci in dovere di applicare anche noi nel nostro piccolo e nelle nostre dinamiche comunitarie gli stessi principi. Evidente che 75 anni fa, in sede di promulgazione della nostra Costituzione, all'indomani della devastazione italiana, delle conseguenze del regime fascista e della guerra mondiale, si affrontava l'ardua sfida di proporre un articolato impianto che potesse restituire all'Italia dignità di nazione, di popolo, capacità di affermarla e di farla riconoscere quale democrazia europea, senza mai prima averne l'esperienza, e di affidare ai suoi cittadini la sovranità, tradotta nelle libertà, nell'esercizio dei diritti a lungo negati. Nel leggere e studiare la Costituzione sono orgogliosa di trovare tracce di fondamenti biblici che si rivolgono tanto al singolo quanto a chi governa, al magistrato quanto al datore di lavoro, al genitore e all'educatore, a chi è chiamato a difendere confini e di monito, a chi progetta massacri. Sapere è divenuto nei secoli patrimonio di valori universali, non solo religiosi. Imperativi tradotti oggi in disposizioni di leggi italiane, anche costituzionali, riferita alla tutela dello straniero, cura degli emarginati, rispetto dei disabili e che responsabilizza l'uomo per la cura dell'ambiente e anche il bene degli animali. Quali sono allora oggi le sfide che si respirano nel Paese, nella nostra Italia, e per le quali si cerca risposta nel medesimo testo costituzionale? Quanto è maturato e radicato come identità italiana, quanto invece ancora inafferrato e malposto. Anzitutto il principio di legalità e il perimetro di quella sovranità che il popolo è chiamato ad esercitare nei limiti della Costituzione e la costante coerenza e rappresentazione del concetto che le leggi scritte dagli uomini servono per fornire un supporto e conforto alle esigenze del singolo e della collettività, mai per la prevaricazione e la sopraffazione, e con riferimento alle libertà fondamentali significa l'uso e non l'abuso della norma costituzionale, avendo ben chiaro la genesi di queste disposizioni. Sono la risposta al totalitarismo e al fascismo che ha soffocato l'Italia e non devono oggi generare presidi diffusi per diffondere odio e discriminazione, distorsione di verità e falsi nemici. Ma mi riferisco in particolare alla dilagazione sulla rete di libertà di esprimere quello che uno pensa e quindi libertà di dire quello che si pensa di chiunque e anche degli ebrei.
per le declinazioni proposte rispetto all'articolo 3 che vedete dettagliate nel programma che avete ricevuto, sono evidentemente molteplici le sfide che la società italiana e la stessa Corte affronta. E alla luce di quanto accaduto appena pochi giorni fa sulle coste calabresi, mi sento di mettere in evidenza anzitutto l'imperativo della vita, l'accoglienza e l'integrazione sociale e lavorativa di chi vive in Italia per disperazione o per scelta. Le comunità ebraiche italiane seguono con attenzione il dibattito in Israele sulle riforme della giustizia, che tocca l'anima del concetto di leggi base o Costituzione, guardando ai paesi europei come fonti di ispirazione per cercare risposte e ancoraggi. Naturalmente non entro nel merito di alcuna proposta e disposizione. È occasione per fare comprendere quanto la nostra Costituzione è letta e ragionata anche in altri paesi e rappresenta un modello a cui ispirarsi anche in fasi di riforme e cambiamenti così significativi. Grazie ancora per averci dato questa ospitalità, l'accoglienza e l'opportunità di far partire proprio da qui questo progetto. Grazie a lei, Presidente Di Zengi, per aver scelto noi come luogo, luogo di avvio di questa iniziativa. E ora sentiremo nei maggiori dettagli i temi, quali sono i temi del progetto, e do la parola al consigliere Megnaghi, che è seduto qui. Grazie, Presidente. Mi unisco ai saluti per tutti coloro che sono qui convenuti. È un piacere e soprattutto un onore poter avviare questo progetto in questa sede. I quesiti che il progetto si pone sono accompagnati da un'attività concreta di analisi e di studio che ha due caratteristiche peculiari. La prima, di essere il risultato di una lunga riflessione alla quale hanno partecipato i componenti della Commissione Cultura, come ha ricordato la Presidente, alcuni dei quali sono qui presenti e li saluto per il grande contributo che hanno dato. L'altro percorso è quello di essere il risultato di una serie di progetti che progressivamente hanno portato a questo esito e che sono progetti che progressivamente hanno spostato l'asse della riflessione da una peculiarità specifica sui problemi, diciamo, della sopravvivenza di una cultura minoritaria come quella ebraica e della tutela dei diritti, diciamo, di partecipazione e di convivenza civile, con una preoccupazione, se si vuole, per quelli che erano gli elementi possibili, che sono stati nel passato elementi, diciamo, di sofferenza e di discriminazione, e quelli che nel presente sono elementi di preoccupazione. Da un primo progetto, che era prevenire il pregiudizio, educare la convivenza, si è passati progressivamente a studiare sia la peculiarità della discriminazione nei confronti degli ebrei, con un altro studio che ha riguardato gli ebrei e si chiama L'ebreo inventato, in cui sono analizzati diversi pregiudizi, ma soprattutto un lavoro successivo che ha riguardato la natura e la genesi del pregiudizio e uno specifico lavoro che ha toccato la diversità di genere in un confronto tra diverse rappresentanze religiose. È un lavoro che è durato 4-5 anni, non è un lavoro breve, accompagnato da un confronto soprattutto con i giovani, giovani della comunità ebraica e giovani nelle scuole in relazione alle linee di lotta contro l'antisemitismo che portano le comunità ebraiche a partecipare dell'azione del Ministro della Pubblica Istruzione sulla formazione degli insegnanti, intervenendo su questa materia in modo specifico. Ecco, in sede educativa i quesiti posti da docenti e studenti sono stati chiari e difficili. Come operare nel sistema educativo per la formazione ai valori? Come fare a essere attivi su quelle che sono le competenze legate alla conoscenza specifica e quelle che sono legate ai comportamenti delle persone e al loro modo di essere? Si registra in questa riflessione un dato e una constatazione preoccupante. Cioè, non è detto che la sola conoscenza e la sola competenza professionale su cui l'enfasi è stata posta in anni passati sia sufficiente per garantire forme di convivenza civile che hanno bisogno di un'azione più incisiva. E soprattutto, quale connessione
tra la costruzione di conoscenze, usi, valori, tradizioni differenti e la loro declinazione concreta nel rispetto di queste differenze e nella salvaguardia del contempo di quelli che sono le acquisizioni della nostra cultura e della nostra tradizione sul rispetto reciproco. Come garantire quindi il pluralismo delle diverse identità e il futuro della convivenza civile? Nel corso di questi ultimi anni progressivamente si è fatta chiara un'idea, ovvero che la composizione sociodemografica della popolazione del nostro Paese non solo era in corso di mutamento, ma questo cambiamento si sarebbe accentuato nel corso del tempo. La popolazione immigrata, presente già in alcune scuole ai livelli del 30% dei figli di almeno un genitore straniero, è destinata a crescere negli anni futuri. L'analisi sociodemografica mostrava, e in questi dibattiti c'era da parte degli insegnanti che si confrontano costantemente con queste differenze, una preoccupazione anche per il futuro. La popolazione indigena di vecchia data è anziana, la popolazione immigrata è giovane e il futuro darà luogo a una composizione eterogenea della popolazione italiana. Come costruire quindi, a partire da questo riferimento essenziale della Costituzione, norme comuni di convivenza? Come fare di questo uno dei fulcri dell'azione non solo educativa, ma politica, sociale, non solo dei nuovi arrivati, non solo dei particolari e pochi immigrati, ma di quelli che saranno i futuri cittadini, ma anche dei cittadini che lo sono da molto tempo? Ponendo quindi al centro di questa educazione civica un problema che non riguarda gli stranieri che arrivano, ma riguarda tutti noi. Su questi interrogativi è stato costruito il progetto sull'articolo 3 della Costituzione. Noi sappiamo che l'uguaglianza all'interno del sistema educativo, che è la sede in cui questa riflessione è iniziata, degli accessi, non garantisce l'uguaglianza delle uscite. Che le persone sono diverse all'inizio e si tratta di intervenire. I francesi usano una parola brutta da tradurre, legalisation, e quindi affiancando il tema dell'uguaglianza a quello del conseguimento di questa possibile uguaglianza. I temi su cui si è concentrata l'attenzione all'interno della Commissione sono diversi e abbiamo per necessità concentrati su 6. Il primo è quello del rapporto tra diritto e giustizia, quindi quando la legge si trova di fronte a cose che potrebbero anche essere contro quelli che sono i dettami morali, qual è il comportamento. Come affrontare il problema dell'ambiente e del clima in termini di giustizia climatica, come ci ha suggerito l'esperta che abbiamo consultato, inserendo questo tema all'interno di questo riferimento dell'uguaglianza delle possibilità. Naturalmente lavoro e genere, per considerare anche questa diversità in relazione a uno dei fulcri, qui non devo dirlo alla Presidente della Corte, che tra l'altro ha avuto l'onore di avere in qualcuno dei corsi di formazione passati, e quindi questo nesso tra il lavoro e genere. Quarto punto, ed è uno dei punti che sarà probabilmente più difficile da affrontare, del rapporto tra cittadinanza e diritti, cioè come si applicano i diritti che sono garantiti ai cittadini a coloro che ancora non lo sono e che forse lo diventeranno. Sono quasi certo che emergerà il problema dell'acquisizione della cittadinanza di coloro che sono nati in Italia all'interno di questo percorso, ne discuteremo. Penultimo, il problema dell'educazione civile in relazione all'istruzione vera e propria. E ultimo, con la presenza che vedrà in particolare rappresentanza anche del rabbinato italiano oltre delle istituzioni, sulla responsabilità rispetto a questi temi di chi ha ruoli di direzione e di indirizzo delle politiche e delle scelte che verranno fatte. All'interno di questo percorso, per la ragione che ho detto prima, e cioè che non vogliamo organizzare soltanto un insieme di convegni e di dibattiti tra esperti, ma vedere nella concretezza come questo percorso può essere sviluppato, ci sarà un laboratorio didattico che appronterà il confronto su questi temi e da questo nasceranno 6 dossier, dei materiali didattici da utilizzare in futuro nell'attività formativa. Si tratta di un lavoro in itinere che ha visto nel corso dei tempi esperti di discipline diverse darci il loro contributo. Abbiamo bisogno di tutti,
non soltanto come comunità ebraiche, ma all'interno di un dibattito che si sta sviluppando fortunatamente nel Paese, per ragionare sul futuro nostro e di quello dei nostri figli. Lucei cercherà di dare il piccolo contributo, come ha ricordato la senatrice Segre, è una piccola comunità. Questo contributo impegnerà il massimo delle nostre energie e cercheremo di essere protagonisti di un dibattito nel quale vogliamo essere partecipi con la nostra esperienza e con la nostra sofferenza, non per sottolineare la nostra peculiarità, ma per essere parte di un ragionamento, di un discorso e di obiettivi condivisi con tutto il resto della popolazione. Grazie. La ringrazio. Siamo noi che ringraziamo lei, credo che questo piccolo contributo si vada già profilando come un grande contributo, grazie. Non fosse altro che per la varietà dei temi che toccherete in questi incontri. Ora do la parola alla consigliera Gloria Arbib, che continuerà a illustrare il progetto, la rete che lavora sul progetto, grazie, e il ruolo del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Presidente Sciarra, senatrice Segre, se ci ascolta, onorevoli giudici, presidente Disegni, colleghi consiglieri. Intervengo nell'esercizio delle mie funzioni di consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, delegata a rappresentare il nostro ente presso il Consiglio di Amministrazione del MEIS, il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah. Il museo è stato istituito nel 2003 grazie alla determinazione degli onorevoli Vittorio Sgarbi e Dario Franceschini, in seguito nominato Ministero dei Beni Culturali. Secondo l'idea iniziale del critico d'arte avrebbe dovuto essere costruito un memoriale per ricordare la Shoah, da tempo già realizzato in molte capitali europee e invece ancora assente in Italia. I rappresentanti istituzionali dell'ebraismo italiano, pur condividendo l'opportunità di realizzare un luogo dove fosse possibile rappresentare le persecuzioni subite dalla popolazione ebraica negli anni del regime fascista e dell'occupazione nazista, manifestarono l'esigenza di ampliare il progetto integrandolo con un'area espositiva in cui far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano. Il museo è stato istituito grazie a una legge votata in modo bipartisan da maggioranza e opposizione. Ha potuto contare sull'impegno del Ministero dei Beni Culturali, dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, della Regione Emilia-Romagna e della città di Ferrara, dove il museo ha sede, all'interno del vecchio carcere della città dismesso da tempo. Un luogo, teatro e simbolo di tante sofferenze e dolore, in cui molti antifascisti erano stati costretti prigionieri, tra loro lo scrittore ferrarese Giorgio Bassani. Il carcere è oggi restituito alla cittadinanza come uno spazio aperto, un luogo in cui si fa cultura. Ci sono voluti diversi anni per avviare i lavori di ristrutturazione e ancora oggi c'è un cantiere aperto che ci auguriamo di completare al più presto per poter finalmente disporre di maggiori spazi espositivi e riuscire così a realizzare un percorso didattico permanente che illustri tutta la storia degli ebrei in Italia. In questi anni sono state allestite 3 grandi mostre. La prima, Ebrei, una storia italiana, i primi 1000 anni, è stata inaugurata nell'aprile del 2017 alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e del Ministro dei Beni Culturali Franceschini. Dal 2018 ad oggi sono state messe a disposizione del pubblico le mostre Il Rinascimento parla ebraico, focalizzato sulla vita ebraica quotidiana all'interno dei ghetti, e poi Oltre il ghetto, dentro e fuori, sulla vita ebraica fuori dai ghetti, fino allo scoppio della Prima Grande Guerra. Il mese prossimo è in programma l'inaugurazione di una nuova mostra, Case di vita, sinagoghe e cimiteri in Italia, relativa alle architetture delle sinagoghe italiane costruite dopo l'Unità d'Italia. Ci auguriamo di poter contare sulla vostra partecipazione. Siete tutti sin da ora invitati ad esserci. A completare il ciclo della rappresentazione della storia degli ebrei in Italia è in preparazione una grande mostra sul Novecento, un secolo intenso di avvenimenti che comporta la necessità di approfondimenti storici per la piena comprensione e consapevolezza di quanto è accaduto nel nostro Paese.
Oltre alle mostre, il MEIS tutti gli anni, tra il mese di settembre e ottobre, durante la festa di Sukkot, una festa gioiosa, la festa delle capanne, che ricorda la permanenza degli ebrei nel deserto dopo la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, viene abitualmente organizzata la festa del libro ebraico, con la presenza di molti scrittori a conferma della vitalità della nostra cultura. Tra le missioni del MEIS c'è anche l'impegno di promuovere i valori della pace, della fratellanza tra i popoli, stimolare l'incontro tra religioni e culture diverse. Un tema è tornato al centro dell'attenzione quest'anno, la celebrazione del 75° anniversario della Costituzione, la legge fondamentale della nostra Repubblica, che sancisce le regole della vita sociale e le norme sull'ordinamento dello Stato. Sulla scorta dell'esperienza acquisita in secoli di storia, la Costituzione, per i principi ispiratori su cui si basa, ha assunto per gli ebrei un valore immenso, oltre a rappresentare simbolicamente il segno tangibile di un cambiamento radicale, il passaggio dal regime fascista alla libertà democratica. Il MEIS ha ritenuto importante rinnovare il patto con i principi fondamentali della Costituzione insieme alle comunità ebraiche e per questa ragione ha deciso di dare il proprio contributo per vivificare il valore dell'intera Costituzione, farla conoscere meglio perché in tempi così difficili rappresenti sempre di più il faro che illumina i comportamenti delle persone, delle imprese e delle istituzioni nel vivere civile e democratico. Avremmo potuto lavorare su tutti i singoli principi fondamentali. Invece si è preferito focalizzare l'attenzione sull'articolo 3, un articolo che pone al centro una pietra angolare, la più importante, quella che sorregge tutta la costruzione delle relazioni tra le persone, il principio di uguaglianza. Infatti oggi siamo qui a presentare il progetto articolo 3 diversi fra uguali, che è stato scelto di declinare attraverso alcune parole essenziali: giustizia, ambiente, istruzione, genere, lavoro e cura. La platea ideale che si vuole raggiungere è fatta di cittadini che vivono nelle varie regioni del nostro paese. Il programma è articolato in 6 città diverse con un'attenzione mirata a entrare in contatto con il mondo giovanile. In ognuna delle tappe saranno invitate a partecipare al dibattito classi delle scuole superiori. È importante rendere i giovani consapevoli dei diritti di cui oggi dispongono. Far loro intendere che sono stati frutto di dolore, di fatica, di lotte, di amore e passione per la democrazia, per i suoi principi e non possono, non devono mai essere considerati acquisiti o peggio dati per scontati. I valori espressi nella Costituzione dovrebbero, nell'intento del progetto, diventare per loro, per la futura classe dirigente, materia con cui modellare la vita dei prossimi decenni. La carta dei valori fondativa di una nuova cittadinanza attiva, consapevole e rispettosa degli altri e di se stessi. Compito del MEIS in questo progetto sarà mettere a disposizione le proprie competenze e la professionalità nell'ambito della didattica. In tutte le località dove si svilupperà il programma sarà responsabile di progettare, coordinare, gestire laboratori per bambini di età dai 6 agli 11 anni, affinché inizino da subito a comprendere l'importanza del principio di uguaglianza. Gli obiettivi del laboratorio sono la conoscenza della Costituzione e dei principi dell'articolo 3. La consapevolezza di essere cittadini e di avere dei diritti e dei doveri, l'apprendimento dei principi di convivenza civile, il contrasto alle discriminazioni di genere e al razzismo, conoscenza e apprendimento del concetto di uguaglianza. Il laboratorio inizia con una riflessione dove i bambini spiegano il significato che ha per loro la parola diverso. Si procede poi alla lettura di alcuni brani tratti da testi di pubblicazioni per bambini sulla Costituzione. Si lavora sul tema dell'uguaglianza. Si parte dalle favole con i personaggi allontanati e derisi come Cenerentola, il brutto anatroccolo e si arriva ad un gioco attivo che dimostra ai bambini i legami che si creano l'un l'altro e che, anche se fra loro sembrano diversi, in realtà sono uguali. Abbiamo fiducia che i bambini possano apprendere il valore di essere diversi fra uguali. È risaputo che oggi in molte classi sono presenti accanto ai ragazzi italiani molti figli di immigrati che portano con sé storie, culture e religioni diverse. Favorire l'integrazione, mescolare giochi e tradizioni, stimolare l'abitudine all'ascolto sono passi piccoli ma necessari. L'uguaglianza è un percorso fra tante differenze. La società è sempre più ricca di identità diverse. Ognuno di noi singolarmente ne porta con sé alcune. Dobbiamo imparare a convivere e ad arricchirci dalle diversità degli altri. E qui l'articolo 3 della Costituzione ci parla chiaro.
Grazie. Grazie per questo, anche questo ispirato intervento che ci dimostra come il museo, che tutti vogliamo subito visitare, non è un luogo di storia, ma è davvero un luogo proiettato nella vita contemporanea. Mi colpisce molto questa attenzione ai bambini, come la, il messaggio dell'integrazione debba partire proprio dalla tenerissima età. Quindi grazie per un intervento molto apprezzato. E allora, io direi che ora possiamo aprire al dibattito. E questo dibattito ovviamente riguarda tutti i presenti. Chiedo a voi di manifestare l'interesse a intervenire, riguarda ovviamente anche i miei colleghi, che ringrazio per essere intervenuti a questo incontro. I giudici non presenti si scusano perché erano fuori Roma oggi e non hanno fatto a tempo a raggiungere Roma. Chi chiede la parola? C'è sempre qualcuno che rompe il ghiaccio. Vedo un interesse da quelle parti? Sì? Grazie Presidente, sì, mi assumo l'incarico di rompere il ghiaccio. Guardi, io volevo semplicemente reiterare prima di tutto il nostro ringraziamento, perché abbiamo fatto una scelta come Unione delle Comunità Ebraiche di portare al centro di un dibattito non limitato al nostro interno, ma nell'ambito del panorama sociale e culturale italiano, i temi della Costituzione in occasione dell'anniversario che quest'anno celebriamo tutti. E partire da questa sede, da questo luogo, per noi è un motivo di grande orgoglio, oltre che gratitudine, perché diciamo così, tra Consulta e Quirinale, credo che non avremmo potuto immaginare all'inizio di questo percorso un prologo migliore. E ho il desiderio di richiamare semplicemente un aspetto che lei ha già messo in evidenza all'inizio a proposito delle scuole. Dicevo prima nei saluti iniziali che spesso siamo portati a, diciamo così, a parlare non particolarmente bene dei nostri giovani, ma l'esperienza che noi abbiamo nelle scuole, viceversa, raccoglie riscontri positivi, certamente grazie anche al lavoro degli insegnanti. Ecco, mi piace immaginare questo lavoro parallelo da parte di voi giudici costituzionali, che avete deciso di ritornare nelle scuole a dare un vostro contributo personale oltre che collettivo, e parallelamente a questo lavoro che noi adesso iniziamo a compiere, a partire dai laboratori che sono stati appena richiamati in favore dei ragazzi. Perché? Perché noi lo sappiamo che dobbiamo puntare sui temi e sui principi costituzionali proprio dai giovani che rappresentano il futuro di questo Paese. Ecco, come minoranza ebraica italiana noi siamo consapevoli di avere immodestamente una grande storia, una grande tradizione. Abbiamo purtroppo subito una grave persecuzione in questo Paese. Non siamo convinti che questo Paese abbia del tutto elaborato quanto accaduto anche a livello legislativo, ma soprattutto sociopolitico, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, sempre con riferimento alla nostra situazione specifica. Ecco, siamo forse poveri da un punto di vista demografico, perché siamo una realtà molto ristretta, oggi contiamo su circa 23.000 iscritti in Italia, però nonostante tutto questo abbiamo una gran voglia di vivere e di esprimere, non solo per i nostri giovani, ma direi per proprio il nostro Paese, per cercare di dare qui sì un modesto contributo al dibattito culturale, per cercare di rafforzare quelle tutele che devono riguardare tutti noi. E quindi grazie dell'ospitalità e soprattutto dell'ascolto che avete voluto manifestare rispetto a questo nostro progetto. Grazie a lei. Ci sono altre richieste di intervento? Prendo la parola. Prego. Io. Grazie, ovviamente porto anch'io i miei saluti e ringraziamenti
e avverto tutto il peso, l'onore di essere qui a poter partecipare a questo importante incontro. Lo faccio a doppio ruolo, sono consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche, ma da poco sono anche il presidente dell'Associazione dei Giuristi Ebrei Italiani, e in questa veste mi fa piacere poter partecipare con un contributo, anche ricordando quanto nella storia degli ultimi due secoli del nostro paese gli ebrei, i giuristi ebrei hanno contribuito alla formazione del diritto, vivendo un'epoca, potremmo dire, entusiasmante, quella successiva alla nascita dello Stato unitario, e vivendo anche la fatica e l'onta delle persecuzioni che sono culminate, come sapete, con la cancellazione forzata e l'espulsione dagli albi dei giuristi, sia avvocati che magistrati che funzionari dello Stato. E questo particolare rapporto che ha visto molti ebrei partecipare attivamente alla formazione del diritto e del nostro ordinamento segna dall'idea di un rapporto privilegiato che nasce nella nostra tradizione, la tradizione ebraica, dove il rapporto con la tradizione e con la religione si trasforma in un rapporto col diritto, e contemporaneamente la norma è norma religiosa, è norma di vita e norma giuridica, e soprattutto l'abitudine secolare allo studio, all'interpretazione delle norme e alla costruzione del diritto. Questo valore che ha permesso appunto a molti importanti uomini e donne di diritto a dare il contributo a livello, diciamo, dell'universale, è abbastanza simbolico di quello che intendiamo fare con questo progetto. Continuare un lavoro che, per quanto ci riguarda, almeno va indietro di un secolo e mezzo, se non di due, e in questa fertilizzazione del diritto di tutti, con una particolarità nella tradizione dello studio e dell'interpretazione delle norme. Crediamo che sia anche nel metodo e non solo nel contenuto un contributo che la particolarità ebraica può dare a tutti. Grazie. Grazie, sono convinta anch'io di questo, ed è forte anche a livello europeo l'impatto della cultura giuridica ebraica negli anni. Chiedo se ci sono altri interventi anche da parte dei miei colleghi, se qualcuno... Il giudice Prosperetti. Bene, io ero molto amico di Enzo Cattegna, predecessore della Presidente di Segni, ma io credo che ancora c'è molto da fare sul piano del superamento delle differenze religiose, etniche, eccetera, perché nel mondo noi assistiamo a persecuzioni dei curdi in Cina, in tutto il mondo ci sono ancora, in America il problema razziale non è affatto superato, perché abbiamo visto recentemente cosa è successo anche. Ora, è un problema che io vorrei sollevare, è quello che pensiamo anche alla Spagna, ancora alle rivendicazioni indipendentiste della Catalogna o dei Baschi. C'è un problema duplice, perché da una parte ci sono delle minoranze che rivendicano una loro identità, che non è il caso nostro ovviamente, però nel mondo ci sono queste rivendicazioni identitarie che dall'altra parte accentuano il problema della discriminazione etnica. Ora, è molto difficile, secondo me, superare questo, perché il problema non è soltanto di combattere il razzismo, ma c'è l'altro fronte di anche vedere come si possono attenuare determinate rivendicazioni identitarie. Ecco, questo è un problema che a me ha sempre diciamo tormentato, perché in effetti sono due facce della stessa medaglia. Grazie al giudice Prosperetti. Non so se la vicepresidente De Pretis, no, da questo tanto... lato.
sono molto felice di partecipare attraverso questo incontro a questa che mi sembra una iniziativa bellissima e di grande arricchimento per tutta la nostra collettività, quindi credo che noi siamo veramente debitori alla cultura ebraica di tantissime cose, anche nel nostro settore giuridico, come è stato ricordato, ma direi proprio in più in generale nel settore culturale. Ma trovo davvero esemplare il titolo e lo spirito di questa iniziativa, che si intitola appunto Diversi tra Eguali, che tende proprio, anche in relazione a quello che diceva il collega Giulio Prosperetti appena adesso, a questa sfida che è la composizione fra la diversità e l'uguaglianza, che poi è l'unione, no? Voglio dire, uguaglianza è uguaglianza anche perché si sta tutti insieme, e che non è soltanto lo spirito che deve animare i rapporti fra minoranze e collettività all'interno delle quali le minoranze si collocano, ma anche un po' tutto il senso della convivenza civile più grande, no? In fondo è il motto anche dell'Unione Europea, unità nella diversità, ed è il motto al quale fatalmente si dovrà ispirare anche la ispirare anche la convivenza di tutti i popoli. Cioè il tema dell'identità è un tema che non va affatto demonizzato, anzi, perché è attraverso il seme proprio delle identità sanamente coltivate che possiamo aspirare a crescere e a vivere bene insieme. Quindi io non posso che unirmi alle parole della Presidente e credo al compiacimento generale della Corte per questa iniziativa che è, credo, nello spirito poi anche della nostra Costituzione. Quindi grazie. Grazie alla nostra Vicepresidente De Pretis, anch'io mi associo a queste parole di ringraziamento. Ci sono altri interventi? Guardo da questa parte. Se no, se non ci sono altri interventi... Il giudice Modugno. Vuoi accendere il microfono? Sì, così scusa. Tutti ti ascoltano. Sì. Perché io ho sempre pensato che vi sono due uguaglianze. Quella geometrica A è uguale A e quella dialettica. A che passa attraverso il non A per realizzare B, diciamo così. Ecco. Ricordo con piacere, come dicevamo anche con il collega, con Giovanni, è che abbiamo avuto anche dei colleghi di religione ebraica, no? Abbiamo avuto Neppi Modona e abbiamo avuto anche ancora prima Edoardo Volterra, che ricordo collega all'epoca del mio maestro Crisafulli, quindi volevo fare anche questo ricordino. Come no? Molto. E poi bisogna approfondire l'eguaglianza, perché c'è un'uguaglianza piena, che è quella tra i diversi. E poi c'è l'eguaglianza vuota, quella dell'identità, alla quale bisogna sfuggire, perché l'identità è una realtà morta, non in movimento. Ci sarebbe tanto da discutere, questo tema dell'identità, come ricordava Daria, un grande tema europeo, no? Che va colto nella sua... Io non pretendo assolutamente di trarre conclusioni, lascerò presto la parola alla Presidente di Segni, casomai dico due parole alla fine anch'io. Che io non penso che è solo un'apertura, e quindi da qui seguiremo questi dossier, sicuramente sarà lo stimolo, magari anche attraverso le cose che sono emerse qui, di arricchire ulteriormente il programma. Però ecco, chi ben inizia è a metà dell'opera, quindi ci avviamo oggi. Speriamo sia così, speriamo che questo sia davvero un buon inizio, cioè che questo luogo così importante, simbolicamente così importante, segni un buon inizio. Volevo solo ricordare forse qualche parola che abbiamo condiviso in questa occasione, perché la senatrice Segre ha esordito con un'espressione molto nota ai giuristi e non solo, che è patriottismo costituzionale, che ha sempre una sua
validità, un suo significato, no? Su cui riflettiamo, perché poi questo patriottismo costituzionale si stempera o si arricchisce, dipende dai punti di vista, nel confronto con altre realtà nazionali. E quindi quanti principi costituzionali diventano sempre più condivisi, ed è un po' l'aspirazione che tutti abbiamo, no? Senz'altro all'interno dell'Unione Europea, ma non solo. Poi la senatrice ha parlato di corpo sociale, che è una, anche questa è un'espressione evocativa, perché il corpo sociale dà a noi il ricordo della parola corpo costituente, che io trovo bellissima, e che è una parola, un'espressione vitale, che dà il segno di un corpo in funzione, in movimento. E qualcuno ha detto che questo corpo costituente italiano era animato, chi l'ha detto è Valerio Nida, un nostro presidente emerito scomparso da poco, che quel corpo costituente era animato da una spiritualità, parola che non sempre si sente evocare, ma che trovo molto molto significativa. E quindi c'è forse questo concetto di spiritualità che ci tiene insieme, venendo da posizioni diverse, no? Perché ancora una volta la senatrice ricordava la parola, l'espressione persona umana, e diceva questa è la soluzione al problema, tutt'altro che avere nella Costituzione un problema, come non possiamo non condividere tutti noi quanto lei ci ha detto. Quindi davvero siamo onorati per aver accolto questo inizio di un progetto qui, e magari ci racconterete come funziona, come va, ci darete conto. Voglio ringraziare anche il consigliere Boni che ci ha aiutati nell'organizzare questa iniziativa, il segretario generale, e quindi speriamo di avere da voi notizie presto sull'ottimo successo di questa iniziativa. Ancora vi ringraziamo per averci scelti come, diciamo, luogo di avvio. Grazie, grazie mille e tanti auguri.